Diego Della Valle, the charismatic owner of the Todd's Group, undisputed symbol of made in Italy and the highest Italian quality in the world of accessories and precious leather, visited the Italian Pavilion in Shanghai, a chance to discuss style and commercial relations between Italy and the Asian world. Beh, noi siamo made in Italy, rappresentiamo un po' l'anima della grande qualità italiana, quindi vogliamo che sempre di più in giro per il mondo la gente conosca e capisca che qual è lo stile italiano che noi abbiamo chiamato Italian Touch, che è uno stile fatto di buon gusto, fatto di buoni valori, e quindi non parlo soltanto di oggetti o di estetica. Lo stile di vita italiano è uno stile fatto di valori seri, di cose sostanziose, di famiglie eleganti, ma che non dimenticano che poi nella vita ci sono anche cose più serie che andarsi a comprare un bel paio di scarpe e una bella borsa. Funziona molto, anche direi al di là di ogni aspettativa, benissimo all'estero, molto bene in Asia, benissimo in Giappone, quindi vuol dire proprio che c'è una grande voglia di assorbire quella che è la qualità e lo stile di vita italiano, che poi è un po' unico al mondo, perché poi tutti parlano di qualità, di grandi cose, di prodotti esteticamente eccellenti, poi la verità vera è che l'Italia su questo è imbattibile e il mondo dei consumatori che già esistono e quelli che cominceranno ad avvicinarsi a queste cose, e molti saranno proprio in Cina, quando toccano un prodotto italiano capiscono che il Made in Italy è un valore assoluto. Della Valle has expressed great enthusiasm for the design of the pavilion and its ability to represent the very best of Italian creativity and business. A parte l'estetica, la bellezza, che quello me l'aspettavo, mi è piaciuto molto il senso di come si è riusciti a dare un po' in 5 minuti o in un'ora, anche in 5 minuti, che è la cosa più difficile, quali sono un po' le anime del nostro paese. Quindi uno entrando qui dentro e non sapendo nulla dall'Italia esce con delle idee precise su quelli che sono un po' i nostri grandi valori, e questo mi pare per un padiglione all'Expo che sia lo scopo principale, e averlo ottenuto è il risultato migliore.